Moltissime persone mi scrivono che hanno difficoltà a trovare la loro passione, la loro strada, il loro indirizzo, la nicchia nella quale andarsi a posizionare. Nella maggior parte dei casi non sono più teenager giovanissimi, ma sono persone che per un motivo o per l'altro, per necessità, per scelta, per errore, hanno scelto di fare una strada lavorativa, professionale, che li ha portati lontano dai loro reali interessi e passioni. E quindi dopo tanti anni incontrano, è normale, delle difficoltà a cercare di riaprirsi a questa possibilità. Diventa più difficile trovare la propria direzione se non la si è coltivata sin da quando si era giovani. Ma mettiamo che tu sia in questa situazione, che tu stia cercando di capire quale direzione prendere adesso che ho ripreso in mano la mia vita e posso farci ciò che voglio. Qual è la direzione giusta da prendere? Come faccio a trovarla? Qualche consiglio pratico, semplice, immediato. 1. Pensa a tutte le cose che hai fatto nella tua vita, non dal punto di vista probabilmente professionale, nelle quali sei riuscito bene, nella quale ti hanno apprezzato, nella quale ti hanno fatto i complimenti. Pensa un po' fuori dal discorso professionale, dove e quando è successo questo. Numero 2. Per cosa ti apprezzano le persone che ti conoscono bene? Sia quelle con cui hai lavorato, sia i tuoi amici e conoscenti. Se io li andassi a intervistare e tu non lo sai, gli chiedessi: ma in che cosa è veramente brava? Loro che cosa mi direbbero? Dici: ma io che ne so di cosa direbbero? Beh, puoi immaginartelo o andarglielo a chiedere, non penso che non te lo direbbero. Numero 3. Quali sono i sogni, le passioni e gli interessi che avevi prima di accettare il compromesso storico e di fare qualcosa che non era veramente il tuo interesse, la tua passione principale? Quali erano? Scrivili, buttali giù, riprendili in considerazione. 4. Se potessi scegliere tu adesso, se potessi fare rewind, essere di nuovo a 20 anni e scegliere la direzione che vorresti seguire, qual è? Anche se non l'hai fatto fino adesso, non è mai troppo tardi, anche perché se hai la passione e l'interesse per questa cosa, puoi partire da zero e imparare velocemente un sacco di cose utili per diventare un punto di riferimento per le altre persone senza perdere degli anni. Numero 5. Cos'è che ti piace veramente fare che è di aiuto agli altri, che è di supporto, che li stimola e li motiva a riuscire meglio a risolvere un'esigenza, un problema che hanno? Qual è il tipo di attività che ti soddisfa? Cerca in questa direzione, perché se cerchiamo cose soltanto che fruttano di più, che dove le pubblicità pagano meglio, eccetera, dobbiamo avere parecchio pelo sullo stomaco, perché dopo un po' di tempo ci passerà la voglia. Ma se scegliamo una direzione dove siamo alimentati dal carburante del nostro interesse personale e passione, abbiamo tanta strada che possiamo fare prima di trovarci senza benzina in mezzo al deserto. Cerca, insisti, non mollare il colpo, trova la tua passione.